Qua sperimentiamo un nuovo modo di provare a risolvere i problemi. Qui non si affida la piazza alle associazioni. Qui le associazioni insieme agli enti locali, agli albergatori, ai commercianti, agli imprenditori, ai semplici cittadini provano a ridare ad uno spazio che in questo momento è abbandonato, non curato, uno spazio presidiato, pulito, in cui si cura il verde, in cui il parco giochi viene garantito per i bambini che abitano qui alle nostre spalle al Vasto, e diventa luogo in cui questi chioschi, che sono oggi utilizzati per, diciamo, usi non propri, diventano presidi dove ci saranno negozietti, dove ci sarà una portineria sociale che potrà dare risposta alle famiglie che abitano qui e che hanno bisogno anche di supporti e servizi sociali. Quindi sicuramente è una grande sperimentazione che è unica in Italia, che vede la compartecipazione ovviamente del comune con tanti soggetti privati che mettono risorse, consentiranno una gestione della piazza con una partecipazione anche della popolazione, una gestione anche delle situazioni più critiche, quindi delle marginalità, che verrà fatta con grandi professionalità. Io credo che questo può essere veramente un modo unico per gestire situazioni complesse. Sono molto fiducioso che funzionerà bene e poi la estenderemo anche ad altre parti della città. Solamente con una collaborazione tra il pubblico e il privato sociale si riesce a dare una risposta alla complessità delle grandi città e anche dei luoghi più difficili, come possono essere le piazze davanti alle grandi stazioni. È il primo progetto di cogestione pubblico-privata degli spazi pubblici urbani e parte dall'area nord di Piazza Garibaldi per rispondere alle diverse esigenze del territorio con soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita, garantendo rigenerazione degli spazi, inclusione sociale, sicurezza e proposte culturali, guardando alla socialità e allo sviluppo economico in un'area che rappresenta una delle porte della città. Ci aspettiamo soprattutto che i cittadini e le cittadine partecipino con noi alla rigenerazione degli spazi. Tant'è vero, cosa strana, che questo progetto non ha ancora un logo, perché anche il logo, i colori, le cose che verranno fatte in piazza le vorremmo discutere con l'edicolante, con l'albergatore, col commerciante. Certo, poi c'è il terreno della sicurezza e allora ci sarà un grande lavoro con le forze di pubblica sicurezza per garantire che quegli aspetti di devianza e di illegalità che producono difficoltà a vivere la piazza vengano in qualche maniera rimossi, ma non solo con la repressione, con l'occupazione sociale, culturale ed economica degli spazi. La sperimentazione parte dall'area della Cavea con il progetto La Bella Piazza, rigenerazione partecipata degli spazi pubblici di Piazza Garibaldi, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme con una rete di altri enti e fondazioni, in un partenariato che prevede un insieme di attività che trasformeranno Piazza Garibaldi in un luogo più curato, accogliente e inclusivo, coinvolgendo cittadini e attori civici ed economici. Il progetto nasce da un'alleanza di cooperative sociali e associazioni e coinvolge tra gli altri i dipartimenti di architettura e di scienze sociali dell'Università Federico II di Napoli, la CGL, i teatri Mercadante e Bellini, musei e Accademia di Belle Arti. Il partenariato non sarà solo un affidamento al privato, ma una forma di governo condiviso centrato sulla coprogettazione e sulla promozione della partecipazione concreta e del protagonismo di chi vive, abita e lavora in piazza. Si parte dalla riapertura di 2 degli 8 chioschi utilizzati dalla Polizia Municipale, una vera e propria portineria di quartiere. Si realizza perché si sono create le condizioni necessarie di sicurezza e di vigilanza. Nei mesi scorsi, come voi ben sapete, abbiamo disposto qui un assetto di vigilanza, un dispositivo particolare, non soltanto sulla piazza, dentro la stazione e nelle zone limitrofe. C'è tanto da fare, ci saranno alcune ulteriori interlocuzioni con il comune, ma la strada è tracciata e c'è una grande sensibilità su questo tema, ma c'è anche una grande sensibilità da parte della cittadinanza che avverte che qui c'è stato davvero un cambiamento. In primo luogo noi presidiamo la piazza con delle attività, quindi noi apriamo questi chioschi che non sono stati mai aperti, quindi ci saranno delle attività commerciali, delle attività sociali, avremo un rafforzamento del presidio dei vigili urbani in questa piazza che già c'era. E poi ci saranno anche delle attività culturali, perché abbiamo una cavea che è molto bella ed è stata sottoutilizzata, e questo consentirà di creare un luogo di aggregazione.